Questo servizio è offerto da ML Auto, rivenditori Suzuki, Hyundai, Peugeot, via Pasteur 13, Montevarchi. Per la 18ª giornata del campionato allievi Elite al campo sportivo Gabriele Duva di Mercatale, il Flore 2000 batte 3-0 il Montevarchi. Per l'Aquila il match parte in salita. Dopo soli 2 minuti Benelli entra in area dalla destra e serve con un filtrante Catani che segna sotto le gambe al portiere rossoblu Antonielli. È 1-0 Floria. Poche chance da una parte e dall'altra all'inizio del match, con la partita che viene spesso interrotta dal fischio dell'arbitro. Al 27esimo azione dalla destra dell'Aquila con la palla che viene servita al centro dell'area avversaria, a Mugnai, che però non riesce a colpire con forza. Al 30esimo calcio d'angolo per il Flora 2000. Palla che arriva al capitano Satta, che di testa segna il gol del 2-0 meritato per gli ospiti. Un minuto più tardi Floria ancora vicino al gol, palla insidiosa dalla sinistra, ma è bravo e attento Antonielli in parata bassa. Al 38esimo palla tagliata che raggiunge Catani in area rossoblu. Il 22 ospite prova a scavalcare Antonielli, ma la palla finisce alta sopra la traversa. Ancora Floria dalla sinistra al minuto 40. Il tiro di Minischetti trova però la risposta di puro istinto da parte di Antonielli. Si va dunque a riposo sul risultato di 0-2. Seconda frazione di gioco che si apre ancora con il Floria in attacco. Un disimpegno sbagliato della difesa rossoblu manda in porta Minischetti, che però non trova la via della rete. Ma come nel primo tempo, dopo soli 2 minuti, ecco il gol ospite. Colasuono entra in area dalla sinistra dopo un'azione personale. Il tiro del numero 15 azzurro trova la deviazione sfortunata di Fabbri, che butta il pallone nella porta sbagliata. È 3-0. All'ottavo della ripresa, sempre Floria 2000. Colasuono prova una spettacolare conclusione al volo dalla lunga distanza, ma la palla finisce alta. Al minuto 21 ci prova Petrioli, sempre per gli ospiti, con la palla che però finisce di poco lontano dalla porta difesa da Antonielli. Floria 2000 comunque in totale controllo del gioco, con l'attacco rossoblu del tutto sterile quest'oggi. Al 38esimo calcio d'angolo ospite, la palla colpita sotto porta da Bellini, però termina fuori. Non c'è più tempo, uno spento Montevarchi si arrende al Floria 2000 che vince 3-0, una partita dominata dall'inizio alla fine. Con Mr. Billy, insomma, una partita in cui il Floria non è mai stata, appunto, è sempre stata in possesso della sfera, ha sempre fatto la partita, quindi come giudica la prova dei suoi ragazzi, cosa c'è da migliorare? Ma prima di tutto complimenti alla Floria che ha fatto una grandissima partita. Noi si poteva stare altri 2 mesi in campo, ma oggi non si sarebbe dato noia a loro, quindi meriti a loro, tantissimi demeriti da parte nostra. E niente, ci hanno messo molta più voglia di noi, molta più intensità, molta più cattiveria, nei limiti ovviamente, ma meriti a loro perché hanno fatto una gran partita, noi siamo rimasti a casa. Seconda sconfitta consecutiva, ma comunque c'è ancora tanto tempo, cosa vuole dai suoi ragazzi per le prossime partite? Ma vorrei vedere molte più attenzioni in campo. La cosa strana è questa, che solitamente lo specchio della partita sono sempre gli allenamenti che facciamo in settimana. La squadra si era allenata bene in settimana, compreso l'ultimo del venerdì, e avevo molta fiducia nella partita di oggi e purtroppo è andata male. Bisogna stare più attenti a certe situazioni di gioco, cambiare velocemente mentalità. E è vero, una sconfitta che non fa male ai fini della classifica, però bisogna correre presto ai ripari. Siamo con Stefano Ballini, membro dello staff del Floria 2000. Un commento, insomma, su questa vittoria importante della sua squadra. Arrivavate a pari merito con il Montevarchi, quindi un buon risultato. Eravamo a pari merito, all'andata abbiamo perso, abbiamo fatto tutto noi, abbiamo sbagliato, abbiamo regalato un gol al Montevarchi che ha vinto. Oggi abbiamo meritato sul campo, indubbiamente, nel primo e nel secondo tempo. Abbiamo avuto un atteggiamento perfetto. Abbiamo occupato tutti gli spazi disponibili e abbiamo fatto la gara, diciamo, in modo perfetto come l'aveva preparato il mister. Questo servizio è offerto da ML Auto, rivenditori Suzuki, Hyundai, Peugeot, via Pasteur 13, Montevarchi. Per la 18ª giornata del campionato allievi Elite al campo sportivo Gabriele Duva di Mercatale, il Flore 2000 batte 3-0 il Montevarchi.
Per l'Aquila il match parte in salita. Dopo solo 2 minuti Benelli entra in area dalla destra e serve con un filtrante Catani che segna sotto le gambe al portiere rossoblu Antonielli. È 1-0 Floria. Poche chance da una parte e dall'altra all'inizio del match, con la partita che viene spesso interrotta dal fischio dell'arbitro. Al 27esimo azione dalla destra dell'Aquila con la palla che viene servita al centro dell'area avversaria, a Mugnai, che però non riesce a colpire con forza. Al 30esimo calcio d'angolo per il Floria 2000. Palla che arriva al capitano Satta, che di testa segna il gol del 2-0, meritato per gli ospiti. Un minuto più tardi Floria ancora vicino al gol, palla insidiosa dalla sinistra, ma è bravo e attento Antonielli in parata bassa. Al 38esimo palla tagliata che raggiunge Catani in area rossoblu. Il 22 ospite prova a scavalcare Antonielli, ma la palla finisce alta sopra la traversa. Ancora Floria dalla sinistra al minuto 40, il tiro di Minischetti trova però la risposta di puro istinto da parte di Antonielli. Si va dunque al riposo sul risultato di 0-2. Seconda frazione di gioco che si apre ancora con il Floria in attacco. Un disimpegno sbagliato della difesa rossoblu manda in porta Minischetti, che però non trova la via della rete. Ma come nel primo tempo, dopo soli 2 minuti, ecco il gol ospite. Colasuono entra in area dalla sinistra dopo un'azione personale. Il tiro del numero 15 azzurro trova la deviazione sfortunata di Fabbri, che butta il pallone nella porta sbagliata. È 3-0. All'ottavo della ripresa sempre Floria 2000, con la suono prova una spettacolare conclusione al volo dalla lunga distanza, ma la palla finisce alta. Al minuto 21 ci prova Petrioli, sempre per gli ospiti, con la palla che però finisce di poco lontano dalla porta difesa da Antonielli. Floria 2000 comunque in totale controllo del gioco, con l'attacco rossoblu del tutto sterile quest'oggi. Al 38esimo calcio d'angolo ospite, la palla colpita sotto porta da Bellini, però termina fuori. Non c'è più tempo, uno spento Montevarchi si arrende al Floria 2000 che vince 3-0, una partita dominata dall'inizio alla fine. Con Mr. Billy, insomma, una partita in cui il Floria non è mai stata appunto è sempre stata in possesso della sfera, ha sempre fatto la partita, quindi come giudica la prova dei suoi ragazzi, cosa c'è da migliorare? Ma prima di tutto complimenti alla Floria che ha fatto una grandissima partita. Noi si poteva stare altri 2 mesi in campo, ma oggi non si sarebbe dato noia a loro, quindi meriti a loro, tantissimi demeriti da parte nostra e niente, ci hanno messo molta più voglia di noi, molta più intensità, molta più cattiveria, nei limiti ovviamente, ma meriti a loro perché hanno fatto una gran partita, noi siamo rimasti a casa. Seconda sconfitta consecutiva, ma comunque c'è ancora tanto tempo, cosa vuole dai suoi ragazzi per le prossime partite? Ma vorrei vedere molte più attenzioni in campo. La cosa strana è questa, che solitamente lo specchio della partita sono sempre gli allenamenti che facciamo in settimana. La squadra si era allenata bene in settimana, compreso l'ultimo del venerdì, e avevo molta fiducia nella partita di oggi e purtroppo è andata male. Bisogna stare più attenti a certe situazioni di gioco, cambiare velocemente mentalità. E è vero, una sconfitta che non fa male ai fini della classifica, però bisogna correre presto ai ripari. Siamo con Stefano Ballini, membro dello staff del Floria 2000, un commento insomma, su questa vittoria importante della sua squadra. Arrivavate a pari merito con il Montevarchi, quindi un buon risultato. Eravamo a pari merito, all'andata abbiamo perso, abbiamo fatto tutto noi, abbiamo sbagliato, abbiamo regalato un gol al Montevarchi che ha vinto. Oggi abbiamo meritato sul campo indubbiamente nel primo e nel secondo tempo, abbiamo avuto un atteggiamento perfetto. Abbiamo occupato tutti gli spazi disponibili e abbiamo fatto la gara, diciamo, in modo perfetto come l'aveva preparato il mister.